Ho chiesto io di battere il calcio di rigore perché l'ultima volta che aveva battuto Riccardo contro il Frosinone, gli ho chiesto di farmelo tirare, lui è stato bravo, ho detto sì, quindi, perché me la sentivo e è andata bene. Il mister anche nelle scorse partite ha provato il 3-5-2, ci è andata anche bene. Però forse magari per le caratteristiche che abbiamo, magari 3-4-3, 4-3-3, magari adatto a noi. Però abbiamo dimostrato che anche contro la Cremonese e Ternana abbiamo fatto bene con un 3-5-2, quindi penso che non sia il modo. Sono contento perché ci tenevo a rientrare, purtroppo sono stato fermo per questo brutto infortunio che ho avuto, meno male com'è andata. Non vedevo l'ora di tornare subito in campo per dare una mano ai miei compagni che hanno fatto, diciamo, un po' fatica nelle ultime partite e quindi non vedevo l'ora di tornare per dare una mano. E infatti sto tornando come avevo iniziato, diciamo, con un gol e di questo sono felicissimo. La Spezia purtroppo rientravo da un mese e mezzo, ho fatto gli ultimi 5 minuti di partita, mi è capitata quell'occasione, magari forse troppa la voglia di far gol, magari ho sbagliato il controllo, però vabbè, poi mi ha fatto giocare subito titolare, avevo voglia di far subito gol e ci sono riuscito. Sicuramente so che posso dare tanto per questa squadra, questo sicuramente, perché conosco le mie qualità, conosco le mie potenzialità, quindi so che posso dare tanto a questa squadra. Il direttore ha costruito una squadra importante, anche rispetto agli altri anni siamo tanti. È una squadra che ha grossi margini di miglioramento, avete visto, è una buona squadra, con grandi qualità, secondo me. E, oltre alle qualità anche quello che si sta formando un gran gruppo, anche di bravi ragazzi, di grandi uomini, secondo me. Secondo me possiamo arrivare, non dico, però possiamo arrivare lontano con questa squadra. E a 26 anni, come dici tu, è normale che la voglia di fare bene è tanta, di emergere ancora di più, perché comunque negli anni mi è sfuggita questa occasione, ripeto, sto ancora qui, speriamo di riprenderla con questa squadra, con questa città, con questi tifosi. Sicuramente noi andiamo in campo per vincere ogni partita, forse magari a volte bisogna mettere un po' più bisogna cacciare un po' più di carattere, un po' più di cattiveria in certe situazioni, perché guarda Spezia, magari ci sono a volte delle partite che l'avversario non fa niente, tu crei, però specialmente quando stanno in 10, cioè sono partite che tu non devi assolutamente perderle. E quindi secondo me è anche una cosa mentale, una cosa, cioè, di personalità, di carattere che dobbiamo mettere, secondo me. Ormai sappiamo, tutte le squadre sono. È da combattere con tutte le squadre. Abbiamo visto che Vercelli ha fatto già 10 gol in 2 partite, quindi ci aspetta su un campo difficile, ci aspetta un'altra battaglia. Spero che iniziamo già da sabato a portare una bella vittoria fuori casa, dai. Mi sono maturato tanto, magari mi ha fatto crescere. Ormai con gli anni si cresce, no? Quindi magari la parentesi Vicenza mi ha fatto bene. Sono tornato qua con la consapevolezza che ho pensato che ho detto, non posso non far bene diciamo, non voglio essere presuntuoso, però con le qualità che ho posso fare tanto. E quindi mi sono messo in testa questo e ora penso che sto ricambiando. È un po' complicato, sì, però ripeto, questo è un altro anno. Un'altra squadra, un altro allenatore e credimi, sono abbastanza fiducioso. Abbiamo giocato con una squadra che, diciamo che a noi anche le assenze comunque hanno pesato perché avevamo pochi centimetri, infatti l'Avellino è stato, diciamo, ci ha attaccato su palle inattive, poi oltre a quello non vedo che abbia fatto grandi cose. Secondo me è una mancanza di
dobbiamo stare un po' più concentrati. È quello che secondo me ci manca, perché ogni volta che magari affondano prendiamo sempre gol. Forse anche un po' di, non so, di sfortuna, perché è anche vero, perché alla minima occasione ci fanno subito gol. E questo secondo me è una mancanza di concentrazione. Sono convinto che appena si sbloccherà Floro Flo, perché comunque ne abbiamo tanti di attaccanti, appena si sbloccherà Antonio, Nenè, comunque sono dei giocatori che questa categoria comunque sono abbastanza importanti, ci devono dare, ci daranno secondo me una grande mano.